Prunetta e Prataccio, due frazioni del comune di San Marcello Piteglio sull'Appennino Pistoiese, per 3 giorni, dal 2 al 4 giugno, rivivranno gli eventi che portarono alla liberazione dell'Italia quando i due paesi ospitarono le truppe americane della decima divisione da montagna. È la terza edizione della Retrovia, l'iniziativa promossa dalle Proloco dei due borghi montani e dall'associazione Linea Gotica Pistoiese, durante la quale verranno ricreate le atmosfere di quei giorni del 1944 e del 1945. Per l'occasione torneranno in Italia molti appartenenti alle associazioni di familiari e discendenti dei reduci. Sono previsti vari momenti rievocativi e di ricostruzione storica. In particolare, la mattina di domenica 4 giugno è in programma la messa in scena del discorso di incitamento alle truppe che il comandante della divisione, il generale Hayes, tenne intorno a metà febbraio del 1945 agli uomini dell'85° battaglione della decima divisione da montagna, che qui si addestravano e si preparavano a dare l'assalto finale alla linea gotica e alla liberazione del Nord Italia. A seguire la cerimonia sono stati invitati, tra gli altri, il console americano Rajini Gupta, il presidente della regione Toscana Eugenio Ciani, il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, oltre al sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo. Fra gli allestimenti visitabili gratuitamente ci saranno una mostra fotografica realizzata con gli scatti dei fotografi di guerra, integrata con ulteriori rinvenimenti fatti negli archivi personali delle famiglie dei soldati americani e nella Denver Library.